periodo anche di tensioni internazionali tra Stati Uniti e Iran, ci sono stati, insomma, ci sono diversi focolai, diciamo, a livello mondiale. Qual è il messaggio che viene da un incontro come quello di oggi? Il messaggio è che le religioni non devono essere presi dalla politica o più che altro dal potere politico. E purtroppo la situazione in Iran, la situazione in Palestina, la situazione in diverse parti del mondo richiamano noi a essere persone che usano il cervello, non usano la violenza. E questo, sottolineo, non è facile, perché usare la violenza è più facile di riflettere. E allora mio invito anche ai politici, a chi hanno il potere, come gli Stati Uniti, di rispettare la legalità internazionale, di non andare a uccidere una persona qua o di là, o addirittura nella questione palestinese, di andare oltre quello che dice l'ONU, quello che dice il nostro governo. Realmente in questo caso ha cercato di trovare l'equilibrio, che non è facile. E qualcuno tornando in Italia invece dice che l'antisemitismo in Italia nasce dalla presenza islamica. Cosa risponde? E i musulmani non erano nella prima e neanche nella seconda guerra mondiale, dove abbiamo visto sono stati uccisi più di 6 milioni di ebrei e i musulmani non erano presenti. Non ho dubbio che chi dice questo deve andare a pulire il suo gruppo, il suo partito, da diverse correnti di antisemitismo che c'è purtroppo. E posso dire, chi fa un atto di antisemitismo per noi come musulmani è uguale di un atto di islamofobia. Perché crediamo chi fa un'azione o una parola di odio verso un'altra fede religiosa come se fosse verso di noi musulmani. E allora non è questione di fare alleanza di qua o di là, ma una questione di diritti, di rispetto dell'altro, del prossimo. Purtroppo l'antisemitismo nel nostro paese, in Europa, è reale e dobbiamo collaborare tutti quanti insieme per cercare di togliere questo cancro, questa malattia dalla nostra società. Ecco, possiamo dire una parola simile anche per quei luoghi dove sono i cristiani invece perseguitati con un utilizzo strumentale a volte anche della religione. Ma non c'è dubbio, fratelli cristiani, sia in paesi, in particolare a maggioranza musulmana, diciamo, sottolineiamo questo, o in Cina anche, non hanno la libertà di professare la loro fede in maniera libera, perché lì, in questi paesi, ci sono delle dittature. E per questo motivo noi abbiamo applaudito la primavera araba. I risultati non si vedono, ma sappiamo quando ci sono questi momenti, hanno bisogno del loro tempo. Ma invitiamo tutti a lavorare insieme per la libertà religiosa dovunque, non solo nel nostro paese, non solo nella nostra realtà europea, ma anche a livello internazionale. Una cosa molto locale invece. Dicevi, il centro Rapire è stato il primo luogo di preghiera per la comunità islamica a Firenze. Sulla costruzione invece di una moschea, a che punto siamo? Siamo a livello zero, realmente, nel senso con l'amministrazione, ma a livello cittadino non abbiamo dubbio che la maggior parte dei nostri concittadini hanno voglia di vedere una bella moschea a Firenze.